negozianti vuol dire affari, ma per noi cristiani cosa vuol dire? Non è un albero o un presepe, ma è gioia. In questo giorno centinaia di milioni di persone si apprestano a festeggiare il Natale. Ma che cosa rappresenta il Natale? È veramente la nascita di Gesù, che il vero Natale rappresenta la nascita di Gesù nel proprio cuore. Quella persona trova la vera pace, la vera serenità, e non è quella malinconia e quella tristezza che spesso porta l'approssimarsi della fine dell'anno. La vera pace che può dare solo colui che è il principe della pace, colui che dovrebbe essere festeggiato in questo giorno, ovvero Gesù, il Figlio di Dio. Chi ha fatto questa esperienza non aspetta un anno intero per festeggiare, ma per lui ogni giorno è Natale. Natale non è cenone, albero, regali o testa comunione. Noi ragazzi che frequentiamo il corso di catechesi insieme ai ragazzi dell'ACR, questa sera vogliamo fare comunione insieme a voi, rappresentando la Natività di Gesù, nostro Signore, con canti e poesie in dialetto siciliano. Ringraziamo anticipatamente Padre Salvatore, le catechiste, Giovanni e Francesca, il Signor Ferrara, i genitori e voi tutti. Buon ascolto e buon Natale a tutti!
Eremo di Greggio, provincia di Rieti, sempre nel 1223, e pensò di rappresentare il mistero della nascita del Re Redentore, perché i fedeli pregassero davanti alla cura di Gesù. Egli chiese il permesso di realizzare la sua idea al Papa. Ottenutolo, costruì una capanna, introdusse un bue e un asino, dispose con cura la mangiatoia e, ardente di fede, innalzò una preghiera, chiedendo a Dio la grazia che potesse scendere dal cielo il divino fanciullo. La sua preghiera fu esaudita. Gesù, sotto l'aspetto di un prezioso bambino, comparve sulla carne, che divenne miracolosa perché guarì ogni male su cui venne a pregare. La notizia del miracolo si diffuse e nacque l'usanza di rappresentare la nascita del Redentore con il presepe, dapprima nelle chiese e poi nelle case. L'uso del presepe natalizio, dal 1600 in poi, diede origine ad una produzione artigianale che vide i suoi centri maggiori a Genova e a Napoli. In quest'ultima città si affermarono presepi ricchissimi, composti da statuine d'arte e spesso con personaggi moderni, notevoli per caratterizzazione espressiva. Accanto a questi presepi si svilupparono presepi popolari in materiali poveri, argilla, carta crespa, legno, presepi sommersi in mare o fiumi, presepi viventi. Non è come segno di conoscenza, Dio pure.